nasce la Scuola Internazionale del Ministero dei Beni Culturali, ce ne parla il ministro Dario Franceschini. È andato l'artista Tony Fiorentino il Talent Prize 2015. Numeri da record per l'edizione 2015 del PRI Italia, ce ne parla il segretario generale Paolo Moraschi. Al cinema Maria Sole Tognazzi dirige Sabrina Ferilli e Margherita Bui in una storia d'amore al femminile, Io e lei. L'autore di questa settimana è Sergio Canavero, che ci parla di Il cervello immortale. Ed eccoci di nuovo insieme con il Musa TV. Nasce la Scuola Internazionale del Ministero dei Beni Culturali, che formerà restauratori, direttori di musei e sovrintendenti scelti tra allievi di tutto il mondo. Ce ne parla il ministro Dario Franceschini. Nasce la Scuola Internazionale del Ministero dei Beni Culturali, una scuola già stata approvata con una norma di legge e finanziata, che formerà restauratori, direttori dei musei e sovrintendenti fra allievi provenienti da tutte le parti del mondo. I locali dovrebbero essere quelli dell'ex Casa delle Donne in via del Governo Vecchio a Roma. Partiamo con un progetto di formazione internazionale che coinvolge, già finanziato quest'anno, l'Istituto Centrale Restauro, l'Opificio di Pitredure, l'Istituto della Grafica, i Carabinieri per il Nucleo della Tutela del Patrimonio, il Piccolo Teatro di Milano e la Scala di Milano, per offrire già oggi formazione internazionale, non come già avviene, cioè studenti singoli che si iscrivono a corsi, ma attraverso scambi bilaterali tra governi, cioè offriremo a governi di altri paesi la possibilità di mandarci alla fine del percorso di formazione normale universitario studenti a specializzarsi in questi campi. Questo passo è il primo di una scuola internazionale del MIBAT che è già stata approvata con una norma di legge, è già finanziata e che in parte si dedicherà a formare direttori di musei e sovrintendenti, in parte avrà una sezione internazionale destinata stabilmente a questo scopo, relazioni internazionali e formazione in Italia. In fondo il sogno di ogni storico dell'arte, di ogni archeologo, di ogni studioso di beni culturali è venire a formarsi in Italia. Un'esplosione di colori che immortalano in 23 scatti gli attimi più intensi sulla scena. Il teatro è in movimento nella mostra di Tommaso Lepera alla DN Kronos Museum di Roma. Vediamo. L'intensità di uno sguardo, i colori vividi di un passaggio in scena, l'ombra impercettibile di un attore che dà corpo all'intera pièce. Momenti unici sul palco, intercettati e fissati sulle foto di Tommaso Lepera, sono esposti al palazzo della DN Kronos Museum in piazza Mastaia a Roma. Nel corso di una serata ricca di ospiti, dall'attore Massimo D'Apporto a Lina Sastri, da Pino Quartullo al grande regista Giancarlo Sepe, il famoso fotografo di scena ha offerto al pubblico 23 straordinarie foto a colori che interpretano il movimento degli attori sul palco in quel particolare modo che lo ha reso unico sulla scena italiana. Oggi qui ci sono tanti attori che evidentemente amano lei e il suo lavoro. Beh sì, fortunatamente sì, come io amo loro perché ovviamente è reciproca la cosa. Un fotografo di scena rispetto ad un fotografo normale, che cosa deve sapere cogliere? Prima di tutto ci vuole uno studio molto approfondito del testo, bisogna conoscere gli spettacoli teatrali, però soprattutto bisogna conoscere personalmente tutti i singoli attori. Tra gli spettacoli immortalati da Lepera, tanti sono del regista Giancarlo Sepe, tra cui Napoletango, Favole, Atto senza parole, Casa di bambola e tanti altri. Quando lui mi fece vedere la prima fotografia, che è quell'Atto senza parole lì giù, e io dissi, ma Tommaso, come hai fatto a cogliere questa cosa? È proprio nel suo non definito che dava l'idea del movimento, per cui sembra quasi un film, quasi il fotogramma che poi debba diventare film, quindi è straordinario. Lui sa che cos'è il teatro, lo rispetta, sa che cos'è l'attore, ne rispetta la sensibilità, non chiede di fare cose inutili, non chiede di fare cose finte e coglie quindi del teatro la vita e l'attimo. A me piace pensare allo spettacolo che fotograferò domani, queste per me sono già sorpassate. È andato all'artista Tony Fiorentino il Talent Prize 2015. Il contest di arti visive organizzato da Inside Art e dedicato ai giovani artisti ha assegnato anche i 4 riconoscimenti speciali della Fondazione Roma di AXA, Tosetti Value e Culturalia, sponsor e partner della manifestazione. Vediamo.
Toni Fiorentino, classe 1987 di Barletta, ha vinto l'ottava edizione del Talent Prize, il contest di arti visive organizzato da Inside Art, dedicato ai giovani artisti. Fiorentino si è aggiudicato la vittoria, annunciata a Palazzo dell'Informazione, sede della DN Kronos a Roma, con l'opera Dominium Melancolie, una scultura che presenta un paesaggio di forme autonome in continuo mutamento. Resi noti oggi anche i nomi dei 9 finalisti e dei vincitori dei 4 premi speciali assegnati dagli sponsor e partner del concorso Fondazione Roma Arte Musei, AXA, Tosetti Value e Culturalia. Il premio Fondazione Roma è andato a Mario Rescigno per il video Seeking and Finding. Il premio AXA, annunciato ad Isabella Falautano, direttore della comunicazione AXA Italia, è andato a Simone Bubbico per l'opera Materia Oscura. Un giovane a poco più di 30 anni di Torino che ci ha molto colpito con una sua installazione sul tema della materia oscura, quindi lavorando molto sui concetti di futuro e di trasformazione, concetti che ci stanno a cuore. Il premio Tosetti Value, annunciato da Giulio Tosetti, è stato assegnato a Francesco Pergolesi, autore del progetto fotografico Tatò. Ci ha colpito a tutto tondo, sia per la riflessione che secondo noi fa sullo strumento fotografico di per sé, sia nel contenuto che meglio sintetizza rispetto a tutti questa capacità di l'importanza di trasferire il patrimonio nei valori attraverso le generazioni. Il premio culturale è andato a Sebastiano da Monesessa per l'opera Appunti, selezionata da Guido Talarico, CEO di Culturalia. Un giovane di grande capacità che ha fatto un'opera innovativa con una ricerca sulla caducità della vita, sul tempo che passa, sull'essere e non essere. Ma oltre a questo a me serve e mi va di sottolineare il ruolo di Culturalia come sostenitore dei giovani talenti. Ci crediamo, pensiamo che la cultura possa cambiare il destino di questo paese e per questo investiamo in operazioni e iniziative di questa natura. Da record per l'edizione 2015 del PRI Italia. Il segretario generale Paolo Moravski commenta alla Musa People le cifre della 67esima edizione della rassegna promossa dalla RAI. Hi Monica. Hi everybody. Very nice to meet you. I numeri parlano chiaro, è stata una delle migliori edizioni come non se ne vedevano da anni, almeno secondo il segretario generale del PRI Italia, Paolo Moravski, che ha commentato i numeri del record della 67esima edizione del premio internazionale dei programmi radio e TV organizzato dalla RAI a Torino. Sono stati presentati 348 programmi e progetti in concorso, oltre 120 in più rispetto alla passata edizione, provenienti da 89 emittenti in rappresentanza di 34 paesi. Il bilancio è positivo. È molto positivo, però se devo sintetizzarlo in una frase direi che è stata un'edizione molto colorata dal punto di vista internazionale, molte lingue, molte culture, molte professioni, molti continenti, molti paesi, anche lontani, sono venuti qui a Torino. Da un punto di vista dei contenuti direi che il PRI Italia quest'anno è riuscito a riflettere molto bene il mondo e il mondo si è specchiato nel PRI Italia. Siamo stati tutti i programmi in concorso, i dibattiti, i professionisti qui convenuti sono terribilmente sensibili alle questioni del mondo contemporaneo. E quindi in fondo il filo unificatore di questo titolo, un po' il potere delle storie, un po' assoluto, poi si è declinato in mille rivoli, in mille capacità narrative della realtà contemporanea. E passiamo al cinema. Maria Sole Tognazzi dirige Sabrina Ferilli e Margherita Bui in Io e Lei. Vediamo. No, questo è troppo morbido. Ma deve essere morbido. Questo è il punto, no? Esce nelle sale italiane Io e Lei, l'ultimo film di Maria Sole Tognazzi con Sabrina Ferilli e Margherita Bui. Federica e Marina vivono insieme da diversi anni, vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo, proprio come tutte le coppie del mondo. La loro storia d'amore è un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica, mossa da una serie di accadimenti, entra in crisi e comincia a porsi delle domande. Io ho bisogno di capire. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Non teme rivali e continua a mantenersi in prima posizione il film della Pixar Inside Out, che questa settimana incassa 5.395.351 euro.
Parte bene e raggiunge facilmente il secondo posto il film drammatico di Baltasar Kormákur, Everest, che segna al botteghino un incasso di 1.564.901 euro. Scivolano così al terzo posto i Minions, che dopo essere arrivati alla cifra strabiliante di 22 milioni, aggiungono altri 688.495 euro al loro totale. L'autore di questa settimana è Sergio Canavero, che ci parla di Il cervello immortale. Il trapianto di cervello sembra un'ipotesi non più così remota. Sentiamolo. Nel 1970 un grande neurochirurgo americano, Robert White, compì un esperimento incredibile, trapiantando una testa di scimmia sul corpo di un'altra scimmia. Il suo scopo? Curare malattie incurabili. Nel 2014 Xiaoping Ren in Cina cominciò a trapiantare teste di ratti. Lo scopo? Curare malattie incurabili. Da 30 anni io come neurochirurgo ho dedicato la mia vita a realizzare questo in essere umano. Questi 30 anni di vita sono diventati un incredibile libro, Il cervello immortale con la Sperling-Kupfer, scritto con un grandissimo giornalista, Edoardo Rosati, che per primo ha dato la notizia in Italia nel 2013, scatenando un putiferio a livello mondiale. Ma oggi la notizia è che quello che fino a ieri era considerata fantascienza sta per diventare scienza, perché la Cina ha ufficialmente comunicato al mondo che è iniziato il processo che porterà al primo trapianto di testa in Cina nel giro di pochissimi anni. E il mondo stesso si sta muovendo, scienziati in Russia e negli Stati Uniti si stanno aggregando per realizzare questo grande processo che porterà a aiutare persone senza speranza. Bene, il libro racconta questi 30 anni, questa sofferenza, questi passi, eccetera, nello straordinario stile di un grande giornalista, mio amico, che è Edoardo Rosati. E io spero che voi troviate in questo libro le chiavi di speranza per un futuro migliore. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo, come ogni settimana, alle novità. Un'irriverente e divertente indagine filosofica sul nostro quotidiano. Nine, un manifesto, nasce dal fenomeno Twitter, che ha raggiunto in pochi anni un seguito eccezionale in tutto il mondo. Giocando con modelli come Nietzsche, Krauss, Benjamin e Adorno, Eric Jaruzelski inventa una filosofia in pillole per un mondo condannato alla distrazione e alla tirannia del sì. Che cosa sono esattamente gli amanti? Quella che formano è una coppia imperfetta o un'unione più ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò che ha? Diego De Silva prova a rispondere in Terapia di coppia per amanti, un romanzo a due voci, maschile e femminile, che si alternano a raccontare la loro storia mentre la vivono. Celebre per il seminario clandestino nel quale durante il governo degli Ayatollah insegnava alle sue migliori allieve dell'Università di Teheran i grandi autori di lingua inglese, Azar Nafisi, oggi cittadina americana, ci parla del valore inestimabile della letteratura. Lo fa in La Repubblica dell'Immaginazione. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Il 24 ottobre al Teatro Sociale di Como, Mika rivisiterà il suo repertorio di successi e nuove canzoni in chiave sinfonica con l'orchestra Affinis Consort diretta da Simon Leclerc. È sold out il concerto di Mario Biondi dell'8 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Il concerto è l'anteprima della terza parte del Tour Beyond Tour, in cui l'artista presenta l'album Beyond e i suoi più grandi successi. Ed ora vediamo alcuni dei principali appuntamenti con la cultura questa settimana. Per la prima volta in Italia l'attesissima mostra sul grande pittore francese James Tissot. 80 opere che raccontano l'influenza che su di lui ebbe l'ambiente parigino e la realtà londinese che si potranno ammirare finalmente al Chiostro del Bramante di Roma fino al prossimo 21 febbraio. War is over, l'Italia della liberazione nelle immagini degli US Signal Corps e dell'Istituto Luce, fino al 10 gennaio a Roma, Palazzo Braschi. 140 immagini, anche inedite, e filmati d'epoca, che svolgono la narrazione della Seconda Guerra Mondiale. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento, come sempre, per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnkronos.com e cliccando alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.